benvenuti all'appuntamento con questa grande partita. Si gioca nello splendido stadio Dalus. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro... Vuole la profondità. Colpisce! E c'è il gol del Portogallo! E arriva così il gol del vantaggio. Ecco lo spazio con il pallonetto. Non c'è fuorigioco, si va! C'è la palla lunga, in avanti. E trova bene il compagno. Ci prova al volo. Ha segnato! Hanno reagito benissimo. Allontana il pallone. Cross verso il centro. Spazza via. Ci mette una pezza. Prova con la palla lunga. Bernardo Silva. E passa Bernardo Silva. Prova a fare tutto da solo. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Il suo pallone è morbido. Passaggio intercettato. Palla tagliata bassa. Al volo. E il pallone finisce in rete. Non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Spazza via. Sare con un pallone profondo. Se ne va. Occasione. Ottimo dribbling. Tentativo verso la porta. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Vuole la profondità. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. João Cancelo prende l'iniziativa e la propone in avanti. Bel gesto tecnico. Può calciare a rete. La conclusione. Tiro davvero da dimenticare. Vediamo chi ha scelto di far entrare in mista. C'è un doppio cambio. E sulla sinistra, ora cosa succederà? Prova il filtrante. Attenzione! Cristiano Ronaldo! Finalizzazione decisamente infelice. Cristiano Ronaldo! Bellissimo! Bellissimo! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Se ne va. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Partita che...